Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati, lo so, su Minecraft diremo perché non ho che sia una serie o qualcosa di particolare, bentornati su Minecraft. Per chi si ricorda, feci un video un po' di tempo fa della cage del boscaiolo del mio mondo privato e ho deciso di fare la versione 2.0, infatti il mondo è sempre quello, io sono, aspetta che mi vesto, che... Ecco, io sono il boscaiolo, questa è la casa del boscaiolo, c'è anche, aspetta, voglio mettere, guarda, qui c'è anche il cartello a prova di imbecille, quindi siamo nel mondo del boscaiolo. E niente, voglio farvi vedere la versione 2.0 perché è cambiato tantissimo dall'ultima volta, ragazzi. Oh, non mi ricordo cosa avete visto l'altra volta, perché voglio andare a surprise. Però faremo un tour veloce per chi non l'ha ancora visto e per chi gliene fotte qualcosa. Comunque, vi ricordo di lasciare un pollice su per un altro video del genere. Magari faccio una costruzione, che ne so. E niente. Allora, andiamo un po' a esplorare. Ah, qui, chi si ricorda? C'era il mucaio qui. L'ho voluto togliere perché avere il mucaio qui davanti mi faceva cagare. Guardate che bello, qui di dietro l'ho appianato, ho tutti gli alberi e ho fatto tipo un giardinetto con tanto di fontanella. Guarda che carino. È una cazzata, però ci può stare. È carina e simpatica, dai, ci può stare. Le mucche le ho spostate qui sotto. Ci ho fatto un archettino che, se non mi ricordo, l'altra volta qui c'erano le pecore una volta. Comunque, oh, questo vabbè c'era già anche prima. E niente, ah, qui sotto, qui sotto abbasso la testa che non voglio che si veda troppo. Ho fatto la piantina. Ho fatto la piantina. Aspetta che ho bisogno di un rialzo perché non ci arriva. Allora, dalla piantina potete vedere che ci sono molte cose. Guardate un po', costruzioni varie. E c'è anche una costruzione multicolore qua sotto, che vedremo presto. Ed è quella forse che vado anche tra le più fiere. Però, sinceramente, andiamo uno alla volta. Là sopra, adesso si vede male. Allora, vabbè, questa l'avevate già vista. Questa lo conoscete. Guardate, ho costruito in survival. Ragazzi, ho costruito tutto in survival. Vabbè, non è che sia quel gran spettacolo di bellezza, ma è un mob spawner. Un mob spawner, l'ho fatto tutto io. Oh, qui c'è, come lo chiama, Gigino e Gigetto qua. È un mob spawner, non è che sia il massimo, ma no, della bellezza è anche carino. Vedete, funziona. Cadono i mob qui sotto e mi faccio qualche cosina. Poi vengo qui e li smisto nelle varie ceste. È molto semplice. È un mob spawner molto grande, fatto molto bene, secondo il mio parere. E poi dopo, per cui che me ne faccio qualcosa. Qui ho fatto una farm automatica di polli cotti. Ecco, va, in diretta, se hai visto un pollo cotto, via! E guarda, funziona, se sentite beep, 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 è perché dietro, aspetta che ci vado, ah no, ci ho fatto il buco qua, c'è il meccanismo infinito che fa andare sempre i pistoni, beh, molto semplice, qui dietro, boh, dei polli li ho messi qua, e fa sparare sempre le uova, molto semplice, è un meccanismo che sinceramente mi piace molto. Qui due pecore da cazzo, perché non sapevo dove mettermele. E niente, per chi non l'ha visto l'altra volta, ho fatto una modifica alla banca, il cavò del boscaiolo, ovvero, guardate qua, ovvero ho fatto questo, che è uno smistatore automatico di minerali. Ovvero, quando vado in miniera, io vado qui sopra, metto qua i minerali, andranno nella fornace che il carbone immetterà dentro tutto il carbone, andranno qui, che poi verranno smistati nelle varie categorie. Ovviamente questa è la categoria vuota, nel caso sbaglio, guardate, facciamo una prova, metto la terra qui, vedete che cala. Se vado a vedere, dovrebbe andare qua. Eccola qua. La terra, infatti, è arrivata qua. È tornata qua. C'erano sette. Me ne ha. Oh. Me ne ha fottuta. Vabbè, me ne ha fottuta una. Chi se ne frega. Spero che non si ceppi niente. Mi piace se si ceppa. Comunque, e niente, funziona. Vedete, va qua da una parte. Poi siamo nella 1.10.2. Nella 1.11.2, se non mi ricordo più. E quindi abbiamo i lingotti. Vabbè, qui semplicemente è una macchina che se ho trovo degli oggetti tipo rotti, li metto lì e funziona. Qui altre vaccate. E niente, questo direi che è la zona, ve l'ho fatta vedere tutta. Qui di lato abbiamo qualcosa di già molto più interessante. Vi ricordate questo? Era un meccanismo che funzionava con un bug, l'avevo fatto in un video. L'unica cosa è che il bug nelle versioni nuove l'hanno tolto, quindi non funzionava più. E io molto semplicemente ho preso i nuovi blocchi rilevatori, l'Observer, e molto semplicemente funziona così. Quando cresce la canna da zucchero fa così, guardate. Molto semplicemente, è totalmente automatica e scatta sempre. Io dopo vengo qua e lo smisto come ho sempre fatto. Poi qui dietro, non mi ricordo se avevo fatto vedere qua il percorso, l'avevo fatto, ve lo faccio vedere adesso. Vabbè, lì sotto non mi ricordo se avevo fatto vedere, c'era l'orto, ci ho messo nel Nether Warp, per quel che ve ne frega. Questo non mi ricordo se l'avevo fatto vedere, ma ve lo faccio vedere adesso, non l'avevo fatto. Questa è la mia zona di enchanting. È tipo un osservatorio, vedete qua, è tipo un osservatorio. Qui ho tutti i libri incantati con tutti i lapislazzuli. Qui tengo le armature, le cose che sono più affezionato. E niente, si sale ancora perché ho fatto scalinato tutto quanto. Ragazzi,
Questo è il mio magazzino. L'ho fatto in survival tutto e ne vado abbastanza fiero. Guardate, qui è venuto un po' scarso, ma guardate qua, tutto ben fatto, ognuno con la sua bella categoria di chest, molto carino, ma sinceramente mi piace molto. Sale il secondo piano, non c'è un cazzo, ma semplicemente volevo fare un secondo piano, ci ho messo qualcosa tipo rotaia, roba varia, e qui sotto un balconcino. Che fa vedere bello tutto. Sì, di sopra c'è una prova di un meccanismo, ma non c'è un cazzo, di sopra non ci vado neanche. Molto semplicemente, vedete, c'è un balconcino. Ora andiamo avanti perché ho costruito un bel po', e ora vi faccio vedere la zona tutta colorata che avevate visto prima. Torno indietro, che tocca fare. La mia cosa brutta è che mi tocca fare sempre la strada a piedi, mi viene da piangere. Ah, giusto, per chi non ha visto la casa. Ah no, questa zona non è mica finita, aspettate un attimo. Questa è la casa del boscaiolo, qui c'è l'angolo cottura, c'è un altro balconcino, vabbè, cioè non è un cazzo, cioè sopra c'è un letto, non c'è niente. Qui sotto c'è la zona segreta, ovvero c'è la zona delle farm dei villager. Sono riuscito a prendere dei villager con la pozione di cura, e qui sotto ci sono le farm totalmente automatiche. Ogni tanto mi sparisce il villager, vabbè. Riappare comunque, c'è solo una sparizione temporanea. Riappare dopo un po', tipo. E qui sotto c'è niente, qui sotto ci sono le patate cotte che pian pianino il villager toglie e io le cuocio semplicemente andando. Ah, queste sono le mappe del tesoro aggiunte nella 1.11, queste sono le due che ho trovato, ne ho un'altra nell'inventario, eccola qua, che non l'ho ancora trovata, prima o poi la troverò. Scendendo ancora di sotto, questa è quella di pane, questa è quella di carote. E questa qua è quella, l'ho fatta recentemente, ma la voglio cambiare perché non mi piace. Semplicemente quando cresce la canna da zucchero lì di dietro, scatta e fa partire tutto. Però io semplicemente, se magari sono qua, non so cosa fare, pigio il bottone e scatta tutto. Molto semplicemente. Qui sotto è una cosa un po' più particolare, vai qui una scorciatoia. Questa qui è dove tengo i villager, diciamo. L'ho fatto molto velocemente, non sono stato qui tanto. Però qui ci sono i villager. Che qui magari se si riproducessero non lo faranno mai, perché vabbè. Però qui tipo se devo fare gli scambi, questo è molto utile per gli smeraldi. Vengo qui ogni tanto e mi metto a scambiare, che mi danno anche molta esperienza. E niente. La zona qua, sì, c'è ancora la farm di cactus, è molto piccola, però funziona. Molto piccola, funziona. Qui sotto io sto costruendo un altro piano inferiore. Questa è una zona molto importante e se raggiunge abbastanza pollici su questo video, il prossimo video vi farò vedere cosa voglio fare qua e non vedo l'ora, vi dico solo questo e non vedo l'ora. Allora, ora faccio vedere quella costruzione che avevo detto prima e mo ve la faccio vedere perché era giusto. Sarnarmis. Poletto! Tu sarai sempre il mio amico Poletto! Mi ricordo la statua del mio amico Poletto, il primo animale che ho avuto. Io l'hai sempre i nostri cuori, i miei cuori, vabbè, perché io ne ho più di uno, no? Guardate un po' la costruzione. Vabbè, qui ho fatto tutto un sentiero. Quella là, io ve lo dico perché a volte sembra che dico una cazzata. L'ho fatta in survival, non è ancora finita al 110%, L'ho fatta tutta in survival, almeno finora. Non ho ancora mai. Oddio, in creative ogni tanto quando mi si buga qualcosa, ma 9 su 10 sto sempre in survival. Se mi si buga anche il mouse. Guardate, è molto semplice. C'è zone dove ci sono le pecore colorate. Io ogni tanto vengo qui con le forbici. Vengo qua, guardate, qui c'ho le forbici e le toso, apro il cancello, mi metto qua e me le metto nelle varie ceste, sono due piani. A me piace tantissimo, vedete, c'è ancora la terra perché non l'ho ancora finita, devo andare a prendere il quarzo, ma mi pesa molto il diletano, quindi non ci sono ancora andato. E niente, ora vi faccio vedere il resto, che il resto è molto bello secondo me, forse la costruzione che uno delle che vado più fiero di tutte, che ho messo, guarda, non ve lo dico, vi faccio vedere la sorpresa, guarda. Qui sopra e vedete c'è un ponte, vabbè, che ho fatto per collegare. Dico, che bello! C'è un bel panorama adesso il portale del Nether, molto carino. Beh, Achiu! Ci sono le scale, ma dato che pesa molto il culo. Vabbè, qui c'è una mini miniera che vabbè ho fatto. Là sotto c'è una piccola stanza, ma chi se ne frega. Pronti? Si è mezza vista, ma la voglio far vedere tipo così. Uno, due, tre, boom! Questa è la stazione dei treni. A me piace un casino questa stazione, l'ho fatta, ripeto, in survival, tutta a mano e a me onestamente piace un casino. Vabbè, qui adesso ho fatto una cosa in binari, molto bella comunque, guardate che bella. Questa è la piazzettina, i posti da starsi a sedere, tanto che arriva il treno.
E niente, è molto semplice. Questo è il binario che in costruzione, vedete, la sta andando là e che porta al portale dell'End che ho trovato, che poi dovrò sconfiggere il drago. Non lo so se lo farò in un video, boh, chi lo sa. Dipende un giorno che sono di buon umore. Prendendo questo binario, come vi ricordate l'altra volta, feci una foto anche su Facebook. Ah, c'era la pagina Facebook, per chi non lo sa, perché ho cercato di tenere la giornata che se mi viene da piangere. Molto semplicemente, è un percorso, va sempre dritto. E va abbastanza avanti, cioè se vediamo le coordinate, adesso lo sono a 420 circa, 420. Io adesso arrivo laggiù in fondo, vi faccio vedere a quanto arrivo, che cappelli di merda. Vi faccio vedere a quanto vado lontano, vado anche abbastanza lontano, eh. Vedete, l'ho fatta tutta così, col vetro, son matto, lo so. L'ho fatta tutta in vetro, con i cosi di Nether Brick, quindi ancora più matto. I Nether Brick tutti di lato. Che mi portano in due posti, anzi tre posti, adesso che mi ero dimenticato il secondo, che nella mappa infatti si vedeva un tipo un corridoio che va tutto sull'acqua, ovvero qua. Qui ho cercato di fare una farm di villager, almeno ci ho provato. L'avevo fatta là prima, se vedevate lì che era tutto così, chi si ricorda, l'avevo fatta là la farm di villager. E niente, arrivo qua, vedete, in teoria qua ci sono i villager che sono nati, anche se questi sono gli unici che sono riuscito a fargli fare. Salendo qua sopra, vedete, c'è la farm di villager. Vabbè, qua ho rotto un attimo perché stavo studiando. Però, vedete, ci sono due villager farmer. Le porte sotto, ne ho messi due perché ne avevo uno extra, non so dove mettermelo. E li ho messi là sotto. Però non funzionano. Non riesco a far andare sta farm. O nella 1.11 si è buggata, o non riesco a capirlo. Scrivetemi nei commenti come cazzo si risolve questo problema. Non riesco a sistemare questa cazzo di farm. Mi fa diventare scemo. Non riesco a risolvere, mi viene da piangere. Vabbè, ho usato il nuovo. Più che altro questa l'ho fatta perché volevo usare il nuovo blocco, molto semplicemente. Non è che c'era un motivo particolare perché ho fatto detto così, eh. Questa è proprio una zona che ho fatto. Sì, se tu arrivi in fondo mi fai un piacere. Vabbè, laggiù in fondo non ci andiamo perché tanto non c'è un cazzo. Vi dico che porta a un'altra isola dove sto facendo qualche casetta. Ma non è che serva a qualcosa, eh. Molto semplicemente vado lì e non so cosa fare, faccio delle casettine e poi porta tipo una pianura. Non c'è un cazzo comunque praticamente. Niente ragazzi, questo è il mio mondo. Ci gioco ancora. Probabilmente farò qualche, voglio fare qualche farm. La prossima volta ragazzi ho in mente un video molto particolare. Se non ami tutorial lo sapete che io non li faccio tutorial perché non li amo. Ma video tipo curiosità o io che costruisco, quelle potrei anche fare. La prossima è una curiosità della 1.11. È un glitch, ragazzi. Madonna, non vedo l'ora di farlo. Che sinceramente mi tornerà utilissimo. Mi sto trattenendo nel farla. Anche perché mi manca un po' di materiale. Quindi, mi manca, se mancando il mio materiale, non riesco ancora a farla. Però, se riesce la costruzione che ho in testa io, verrà epica. Non epica, di più dell'epico. E sarà utilissima. E ragazzi, questa è la mia casa, il mio mondo. Io una volta al giorno, quando ne voglio, vengo qua, mi metto qua, costruisco e molto semplicemente viene fuori queste belle costruzioni qui, eh? E beh, mi piace fare, vedete, ci sono vari punti che ho fatto tipo provvisori quando arrivavano i mob. Adesso ho illuminato tutto, vedete, ho cercato di illuminare un po' tutto, spawnano ancora, mi sono sfigato. E niente ragazzi, vi ricordo se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di lasciare il pollice su, se vi ricordo di non lasciarlo se non vi è piaciuto questo video. Commentatelo, condividete da dovunque, anche accesso mi raccomando. Mentre lo zombie mi sta raggiungendo, no? Vi posso dire che è finita. Aspetta un attimo, zombie, no, guarda che ti sparo con lui che ci prese, eh. Con colui che ci prese, poi c'ho la Devizza 2.0, poi c'ho il signor Sbadiloni. Che il signor Sbadiloni è una cosa al di là dell'umano. E niente, mi dilungo col video, quindi bye bye, arrivederci, goodbye e alla prossimo anno.